mia casa. Questa pista è nata la mia passione per i motori, questa pista ho cominciato a fare professionista e, diciamo, quasi capelli bianchi, a fine carriera torno con una mostra dopo averne fatte altre in giro per il mondo. Una mostra su Senna, che giudicherete voi la qualità, però è molto emozionante averla fatta. Assieme a Giorgio, che è quello che mi ha dato l'idea, ho cercato di seguire la sua traccia e di trovare foto anche inedite in modo da presentare al meglio il personaggio. Lascio voi giudicare dopo che l'avrete vista. Grazie Ettore. Il secondo la bella mostra di scrittore Giorgio Cerruzzi. Buongiorno, rapidamente, questo qui è uno di quelle cose che sono fortunate nella vita, io so culo questa roba qua, perché il fatto di, intanto questa cosa è stata portata avanti da la forza propulsiva, sono le ragazze Bellini, sono tutte ragazze che non è che avessero delle relazioni particolari, però si sono fatte tirare dentro, ci hanno tirati dentro con un entusiasmo straordinario. È un po' la parabola di questa storia di Ayrton, che è stata nel libro, che è stata una cosa sorprendente, perché ha coinvolto una quantità di persone non necessariamente appassionate di corse. Cioè, tutti attorno a una persona, in qualche modo capace di offrire una temperatura calda, un compendio umano al talento. Siamo con Ivan Cappelli, presidente ACI Milano, e volevamo chiederle come nasce l'idea di questa bellissima mostra. Nasce questa idea per ovviamente celebrare un mito, perché Ayrton è di fatto un mito del motorsport mondiale. E a 20 anni dalla sua morte ancora io per primo ho dell'emozione, dei ricordi che me lo fanno quasi sentire ancora in pista qui a Monza. E quindi c'è la volontà da parte della CM Milano e di SIAS di creare questo momento per far sì che i ragazzi, che sono le nuove generazioni, quelli che magari vogliono scoprire qualcosa di più di Ayrton, che l'hanno conosciuto in maniera magari soltanto così di rimbalzo, possano venire a vedere delle fotografie di Ercole Colombo e leggere o comunque seguire le storie di Terruzzi che hanno fatto, che possono celebrare degnamente, diciamo così, questo grandissimo campione. Bene,